Eccoci qua al secondo incontro dedicato alla stampa, qui alla mia destra Paolo Marchi, giornalista, scrittore, ideatore di Identità Golose, il congresso di cucina. Ti stai guardando, twittatore folle? No, ho aperto gli appunti, se no mi dimentico. Ok, qui invece Luca Cantarin, pasticciere buongiorno, e Renato Bosco, pizzaiolo, poi dopo approfondiremo l'argomento. Allora, Paolo, il palco di Identità Golose, sì, non solo, anche chiaramente tu nel sviluppo della tua carriera, la tua professione, ha visto sicuramente grandi cambiamenti nella figura del pizzaiolo, cioè proprio anche nel prodotto, nel locale. Cioè c'è stata veramente negli ultimi, si può dire, 10 anni forse qualcosa di più? Sì, no, 10 anni sì. Un'evoluzione. No, intanto grazie dell'invito, che fa sempre piacere poter parlare e cercare di esprimere delle opinioni. No, in effetti è vero, guarda, ci sono un po' di aneddoti. Intanto sono andato a vedere quando abbiamo iniziato a parlare di pizza a Identità, invitando Padoan, era il 2008, che vuol dire 8 anni fa. Vuol dire la quarta edizione su 12, la 12esima sarà dal 6 all'8 marzo di quest'anno. E 8 anni sono tanti, insomma, cioè se fosse nato un bambino nel gennaio del 2008 adesso va già all'elementare, insomma un minimo di crescita c'è. E proprio su quella lezione lì ricordo una cosa molto simpatica, che una blogger mi venne a chiedere un consiglio su fare un blog che fosse letto, che è il grande problema di tutti quelli che scrivono, poi essere letti, no? Ha detto: guarda, tu occupati di pizza. E questa mi ha guardato come se avessi detto qualcosa di sconcio, no? Ho detto: magari è semplicissimo, la pizza è la cosa più italiana che esiste, è l'unica parola che non viene tradotta in nessuna lingua, perché già la pasta, i noodles e tante cose, e poi comunque non l'abbiamo inventata noi e così, ma la pizza è proprio nostra, è pizza in Sud America, Pechino e così via. Sul pane puoi parlare di lieviti, di farine, del forno a legna, non a legna, l'inquinamento, il pomodoro, l'olio, cioè veramente è un disco, una base su cui veramente puoi innestare di tutto. Allora tu ti fai un nome, perché tanto sta cambiando il mondo della pizza, partendo dal Veneto, ma comunque c'era anche Enzo Coccia giù a Napoli, così. Per cui pian piano tu ti fai un nome. Fra un paio d'anni, quando la nuova pizza, diciamo così, verrà capita da tutti, cioè tutti se ne accorgono che esiste, chiederanno: ma chi è uno che ne sa molto? E tu sarai una che ne sa molto, solo che si è offesa questa cosa. Si è offesa e non ha colto invece il suggerimento. Ma no, perché avrei dovuto dirle: vai da Scabin, vai da Ferran Adrià, sono le cose, e così, no? Però è innegabile che da 15 anni a questa parte cambi molto. Ma è successo in tanti ambienti. Se vai a vedere il riso, come il risotto, cos'è considerato risotto oggi? Se lo portassero, non è più mantecato, non è più un risotto. Infatti tanti scrivono riso. La pasta, la pizza, quelli sono stati i capolavori della cucina italiana. Si erano fermati, sclerotizzati in certe formule, la pizza soprattutto a Napoli, per cui era quasi folklore, no? Era così. E non è più così. Poi magari si corrono altri rischi di identità, diciamo, dei pizzaioli, no? Mm-hmm. E la faccio velocissima, c'è un allenatore di calcio, che è Osvaldo Bagnoli, scudetto del Verona, credo 84-85, diceva che il terzino deve fare il terzino e l'attaccante pensa a fare i gol. Okay. Quando il terzino pensa a fare i gol, l'attaccante a difendere è un casino, no? Per cui di base c'è il pizzaiolo, parte da un pizzaiolo e lui è pizzaiolo, lui è pasticcere, e non so, Moreno Cedoni, pensando alle prossime lezioni di identità, è cuoco. Poi si possono ritrovare sul lievito, su una copertura di pizza, su un lievito che diventa un dolce, non un pagnotta. Però sono i ruoli, ecco, forse adesso c'è un filo di confusione su questo. Quindi i ruoli, detto tempo, è scaduto il tempo. No, non è scaduto il tempo, c'ha ragione. Nel frattempo però ci ha raggiunto Eleonora Cozzella, ben trovate Eleonora. La vedo gelata. Esatto. Reduce dalla Coppa del Mondo del gelato. Ecco, scaldiamoci con la pizza.
Sì, innanzitutto mi spiace, anzi sono veramente gelata perché per raggiungervi più in fretta sono passata dall'esterno, dove schivando chi fuma e correndo sono riuscita a raggiungere, quindi chiedo venia. Ma sì, scaldiamoci con la pizza, veramente, e poi il termine è giusto, la pizza è una di quelle cose, lo fa anche il gelato, in senso metaforico, che scalda il cuore. Io credo che quello che ha detto Paolo sia sacrosanto, sia in termini di qualità, cioè questa riscoperta di un orgoglio antico che esce da ogni folklore per cercare la qualità, e sia il discorso del risotto, è un esempio che faccio sempre io, come dire, il riso è un prodotto, il risotto è una ricetta, allo stesso tempo la farina è un prodotto, la pizza è una ricetta, è un piatto, e quindi la competenza nel saper utilizzare gli ingredienti giusti dà poi luogo a prodotti finali diversissimi, che sono assolutamente di pertinenza di una serie di tradizioni. Però anche qui c'è un... in Italia facciamo confusione su due settori, cioè su due diversi piani, secondo me. Uno è quando si parla di artigianalità. Pensiamo sempre che sia un qualcosa di improvvisato, cioè che l'artigiano debba essere... Infatti di solito poi si dice o artigianale o industriale. In realtà ci sono artigiani che adesso hanno un grandissimo senso del design, dell'organizzazione del lavoro, perché un grande pizzaiolo, come un grande cuoco, può essere anche un grande imprenditore, senza che questo levi qualcosa alla qualità del prodotto che fornisce, secondo me. E stessa confusione appunto è quella dei ruoli, però questo sta veramente all'orgoglio delle persone riscoprire questo ruolo, che non vuol dire poi chiudersi in compartimenti stagni, ma anzi saper dialogare con qualcosa che è altro da sé. Io in questo sono sempre più, di questo sono sempre più convinta. D'altro canto, visto che al SIGEP si parla anche di gelato, questo sta succedendo nel mondo della pizzeria, grazie appunto a personaggi come Renato Bosco, tanto per citarne uno a caso, ma sta succedendo allo stesso modo nel mondo del gelato, dove la dimensione artigianale ha anche saputo conquistare una dimensione di alto livello manageriale, dove si studia anche il design, dove si studia la tecnica, la tecnologia, oltre che la materia prima. Pensavo se adesso facciamo il processo ai pizzaioli di oggi. C'è da dire che loro godono di una notorietà, no, fra virgolette, per non equivocare, di una notorietà che era totalmente ignota loro. Come i cuochi 34 anni fa, nessuno prima di Marchesi sapeva che cucinare, se no, in un ristorante sarebbe rarissimi casi. Ma per capire qualcosa che adesso ci sfugge, quando l'Associazione dei Giovani Ristoratori venne fondata nel 91-92, era espressamente vietato a uno fare pizza, e uno di Pieve di Cento qua dietro in un'estate ristrutturare la ristorante pizzeria per farlo solo ristorante, per entrare nei giovani ristoratori. Vabbè, poi ha preso la stella per 2 o 3 anni, poi si è perso nelle nebbie padane, ma era proprio una cosa di rifiuto proprio della pizza in sé, era considerata una serie B, cioè se tu sei un cuoco, un pasticcino, un pizzaiolo, ma la cosa più italiana che ci fosse, non potevi servirla, non potevi fare un menù con una pizza al di là delle difficoltà tecniche. Allora è chiaro che a questo momento, in questa epoca, dove viene riconosciuto un valore di pensiero di autori di pizza ai pizzaioli, è chiaro che magari dopo qualcuno si esalta, insomma, perde un po' la misura, fra virgolette, però veramente li hanno bastonati per secoli. Sentiamo la voce dei pizzaioli. È vero che il pizzaiolo oggi soffre, è in crisi di identità, che vorrebbe fare contemporaneamente il pizzaiolo, il cuoco, il pasticcere. Dov'è che state andando, Renato? Beh, diciamo che il pizzaiolo in questo momento è curioso, e la curiosità ti fa esplorare tutti quei mondi che probabilmente li vedevi così lontani, che invece si sono avvicinati tantissimi. Io mi ricordo la prima volta che Paolo Marchi mi ha invitato alla Identità Golose e vedevo questi chef che giravano le cucine con questa maestria, con questa capacità di cambiamenti, di strutture, e fare qualsiasi cosa con qualsiasi tipo di prodotto. E mi sono chiesto, io voglio diventare come loro, cioè nel senso volevo a tutti i costi acquisire conoscenze, però senza mai perdere quello che era il mio filone, la pizza, cioè quello che è l'impasto, la struttura, la selezione dei lieviti. Cioè, però sinceramente, quando prima sentivo anche Leonora parlare del gelato, ti rendi conto che qualcosa è cambiato in noi, qualcosa sta cambiando, è cambiato perché
ti stai spostando un po' sulla ristorazione, un po' ti stai spostando sulla ricerca, forse anche del design. Devi diventare imprenditore, perché quando utilizzi certe materie prime di qualità, il commercialista ti chiama, ti tira le orecchie, guarda che hai 30% di incidenza sulla materia prima, devi imparare a calcolare, cioè è cambiato il pizzaiolo, ma secondo me è una cosa molto positiva. L'identità secondo me non è cambiata, cioè, c'è sempre il pizzaiolo che magari va fuori da quelle che sono le... che diventa un cuoco, vale, però esatto, voglio vale dire, per cuochi, cioè... il pizzaiolo, io vedo i nostri simposi tecnici, e cioè, noi nei nostri simposi tecnici la cosa che conta di più sono le strutture della nostra pasta, del nostro prodotto principale, che è il disco sotto che raccoglie l'ingrediente. Poi c'è chi è più bravo a mettere degli ingredienti più di qualità, però quello che conta è il disco sotto. Giusto. Nel frattempo, Paolo, stanno scorrendo le immagini dei volti dei pizzaioli che sono stati ospiti a Identità Golose. Esatto, no, sì, ci sono. E anche le creazioni che sono state realizzate durante quegli incontri. Senti, ma una domanda, ma perché loro... Sì, a te e anche a Eleonora, si parla di guide, io voglio sapere, ma perché la Michelin non dà questa benedetta stella a una pizzeria? Il punto uno lo dà per ignoranza, cioè nel senso, ma vuol dire non conoscere, non è che è una colpa, è come se uno mi chiedesse di spiegare la teoria della relatività di Einstein, ha 100 anni ma non l'ho ancora capito, ma è vero, cioè quello che dicevamo prima, le pizzerie, comunque c'è stata una pizzeria a Napoli che 40 anni fa l'ha avuto la stella, ma è stata una meteora. No, è proprio il concetto di prima, di dire la cucina è una certa cosa alta e la pizza è una cosa da street food, da cibo povero, da cibo veloce e così. Adesso qualcosa cambierà perché loro comunque per marketing, quando in Asia, nei mercati ricchi, sono messi a dare le stelle ai dim sam, ai sushi, alle cose povere. E chiaramente in Inghilterra ai pub. Sì, in Inghilterra ai pub e che è così. Solo che siccome i francesi ci guardano sempre... gentilmente, no? E così è chiaro che iniziano in giro e sì, sono diversamente simpatici quando parlano d'Italia, no? E allora è chiaro che su di noi fanno fatica a ragionare, a rendersi conto di questo. E, però diciamo è successo quest'anno alla presentazione che da una parte il direttore Lovrinovic ha detto ma si è preso una valanga di pernacchi perché ha detto la pizza non va bene, un giorno il forno è umido, eccetera, eccetera, come se i cuochi non cannassero certi piatti, no? Cioè allora i cuochi sono perfetti, i pizzaioli sbagliano così. Invece Ellis, il capo supremo di tutte le guide, ha detto no, adesso noi presto vorremmo darla, il momento è maturo, perché anche loro si rendono conto che comunque l'Italia è la seconda nazione con più stelle, 335, per cui comunque qualcosa devono dare per non essere anacronistici, fuori dai tempi. Il problema è capire dove. Ecco, questo apre tutto un dibattito che non è in genere polemico su questa cosa, Napoli, Veneto, Toscana, Sicilia, la pizza è la pizza, da nord a sud. Ecco, lo sapevo io, inizio a fare... No, non, apriamo, andiamo, continuiamo con Eleonora sulle guide. Andiamo al dolce. No, prima Eleonora sulle guide. Luca, tu stai qua a Serva, ma non ti preoccupare, c'è un momento anche per te. Oh, invece espresso. Sulla... Vabbè, l'espresso ha alcune pizzerie in guida, certo, come non ha tutti i ristoranti, non ha tutte le pizzerie, credo che ci sia un passo avanti da questo punto di vista, un riconoscimento tra i primi, ecco, mi ricordo Simone Padoan, ma poi c'è Renato Bosco, insomma ce ne sono diverse, è un prodotto che sappiamo apprezzare. È anche vero che la guida Michelin ha un altro target e quello che credo io, sono molto d'accordo su questo con Paolo Marchi, che non c'è sufficiente conoscenza del prodotto pizza, cioè se la si sapesse veramente apprezzare poi si troverebbero anche locali che meritano la stella tranquillamente, anche perché se si ostina a dire che i criteri non sono quelli del locale, quindi prescindono dalla maniera di somministrare il prodotto, ma che tutto si basa sul prodotto, e beh, quando un prodotto è di qualità, le farine sono eccellenti, i topping sono fatti con materie prime sulla cui qualità non si può discutere, e allora o è veramente una questione di prodotto e allora la pizza merita le stelle come
come qualsiasi altro piatto, oppure ci raccontano qualcosa che non è proprio così. Probabilmente inizieranno ad apprezzare questo prodotto col tempo, insomma la Michelin non è una guida avanguardista, però penso che ci siano tutte le, penso che ci siano tutte le speranze perché questo accada. Assolutamente, ma i pizzaioli ambiscono così tanto a come dire, alle stelle, alle guide, alla pa... se ci sono è meglio. No, diciamo che mamma mia, tu, aspetta, sono tutte delle prime donne i pizzaioli, ecco. No, non è vero, no, noi stiamo, non so, noi stiamo lavorando moltissimo, cioè noi ci siamo, almeno dal mio punto di vista, io mi sto dedicando moltissimo a una crescita personale e professionale. Per il resto, se arriva una stella, dovesse arrivare o ci siamo citati nelle guide, fa veramente piacere, perché vuol dire che è riconosciuto l'impegno che tu metti quotidianamente in quello che fai. Poi arrivare alla stella Michelin, penso che noi abbiamo per eccellenza, dovremmo darla alla prima in assoluto, Simone Padoan, perché lo merita per come ha interpretato la pizza italiana. Poi che sia nord, sud, est, ovest è lo stesso, è importante che le diano Simone per prima. Che si apra una breccia, sì. Che apre in qualche modo. Prego, prego. So che deve parlare ancora il nostro amico, se no. Però a proposito di stelle, forse innanzitutto è inutile che siamo ipocriti, il sogno della stella c'è, quando uno chef è bravo, anche se non è nella Michelin, si dice uno chef stellato, perché ormai nell'immaginario collettivo quello è il premio, è insomma, è l'arrivo di un cuoco, di un pizzaiolo o di quel che sia. Quindi fuori di ipocrisia bisogna dirlo. E ritornando sulla qualità, a me preme sottolineare una cosa che ha detto Renato poco fa, a cui spesso non si dà abbastanza importanza. Dice: la pizza alla fine è un disco di pasta su cui si mette qualcosa, ma l'importante è il disco, perché sennò uno si farebbe un panino con quel ripieno, si farebbe una piadina con quel ripieno, si farebbe, che ne so, un piatto di pasta con quel condimento. In realtà l'importante è la pizza, e qui passi avanti si stanno facendo moltissimo. Se prima chiedevi a un tuo amico qual è la tua pizza preferita, ti rispondeva, che ne so, in base appunto al topping, che ne so, la margherita, tonno e cipolla, e si riferiva sempre comunque a ciò che stava sopra. Adesso ti senti dire: mi piace morbida alla pala, mi piace più croccante, mi piace in teglia, mi piace con cottura forno a legna. Quindi c'è anche da questo punto di vista un'evoluzione da parte di chi la pizza la consuma, di saper distinguere ormai che la pizza non è una roba qualunque piatta con qualcosa di buono sopra, ma è qualcosa di buonissimo sotto che poi può supportare qualsiasi altra cosa sopra. Su questo non pensavo. Mi sembra, perché hai citato prima quelli del gelato, se andate in giro delle gelaterie, quelle che hanno Manhattan colori diversi, no? La stessa cosa era sulle pizze, cioè di tutto, ananas, qualsiasi cosa, diciamo, partendo dall'idea che il cliente ti paga e vuole le Nutelle, cipolle, capri, e la mettono, cioè non è che stanno lì a farsi un problema. E per cui non era assolutamente importante la pasta sotto, come non era importante la struttura del gelato, cioè la qualità delle cose a monte. Poi pian piano uno dice: non la digerisco più, bevo 3 litri e così via, e allora comincia a diversificare le cose e a tirar fuori in questo caso il disco di pane. Ma in tantissime cose proprio ci sono dei paralleli incredibili, cioè le cose per cui alla fine uno non chiedeva più il pane perché non era sapore, non c'era niente. L'unica cosa che vedeva, se tu pensi che fanno il gelato puffo ha venduto, per cui puoi fare anche la pizza con Piero Grabieli. Lui è nato, io ci vado in Salento, lì trovi la booster con patatine fritte, ma non puoi togliere proprio, no, ma è partita da lì, no? Che è una roba come benessere fisico, condizione, non dovresti, no? Però c'è. Allora, l'evoluzione continua, l'evoluzione, abbiamo scoperto che i pizzaioli non sono in crisi di identità, ma che si contaminano con altre professioni. Questa contaminazione ci sarà anche identità golose, perché nella giornata dedicata, con tempo era dedicata esclusivamente alla pizza, è apparso il pane e adesso appaiono i lievitati. Quindi significa che questi mondi si parlano intensamente, Paolo. Sì, perché siccome è 5 anni che andiamo avanti, è chiaro che a un certo punto devi anche andare a
la pizza soffre nei congressi e così la mancanza del forno a legna, perché c'è tutta la retorica della fiamma e così via, ma non è solo poi una cosa folcloristica, che tutta Napoli, e c'è una buona parte dell'Italia, vuole il forno a legno, cioè loro non fanno una pizza in un forno elettrico se non proprio gli metti la pistola alla tempia e così. Bene, sì, è vero, dai, come cosa così, ma fa parte del disciplinare, c'è cioè tutta una cosa rigidissima. Per cui anche Enzo Coccia, che è un genio assoluto, identità, è venuto una volta, ha fatto la pizza fritta, ce la ricordiamo tutti, ma non è che ogni anno può rivenire a fare la pizza fritta, perché l'hai fatta una volta, insomma. Per cui qualcosa bisogna interrogarsi su questo. Però nell'evoluzione, come vi ho detto prima, se tu ragioni sui lieviti, sul pane, a un certo punto ecco, è un bivio, dove da una parte puoi andare sulla pizza, dall'altra puoi andare sul pandoro, il panettone. No, per cui quest'anno la mattina diventa pane panettone, per cui avremo Renato Bosco, che anche anima il gruppo della Pasta Madre, figli di Pasta Madre Viva, che spiegherà i lieviti. Poi avremo Lucca. Buongiorno. Buongiorno. E proprio con due C, è sponsorizzato dal comune di Lucca, lui e altre due persone, per portare il nome così. Credo che ogni volta che fa un documento, un biglietto aereo, lo rimanda indietro, no? Con due, è impossibile, così via. E solo tre in tutta Italia, l'altro Lucca è il comune accanto al suo, cioè è proprio incredibile. Serve per differenziarsi. Quello assolutamente. E dopo parlerà lui, farà i lievitati, i dolci, e poi Moreno, no, adesso ho foto di memoria, il terzo, ah no, sì, Moreno Cedroni, no, è che Moreno fa tre lezioni, per cui non so più dove, no, Nicola Portinari, scusa, Nicola Portinari con Giulia Miatto farà la versione, il pane, insomma, il pane del ristorante, mentre nel pomeriggio per la prima volta avremo, fra virgolette, due pizzaioli stranieri, perché una cosa, poi vi spiego perché, fra virgolette, una cosa difficilissima è stata, tu la pizza la trovi in tutto il mondo, io l'ho trovata anche in un paesino della giungla, insomma, dentro delle foreste amazzoniche, ma tu trovi un italiano che fa pizza ovunque, che scappa da qualche parte e quando arriva può fare solo la pizza o gli spaghetti, no? E così l'ho trovato anche lì. Però tutti hanno paura a venire in Italia a farla, perché dice, ma noi veniamo in Italia a spiegare la pizza, voi che l'avete inventata. Che è un po' come dire andiamo in Spagna e spiegargli la paella, no? Insomma, hai queste remore. Per cui ho trovato questo ostacolo. Quest'anno invece ci è andata bene, per cui la giornata, il pomeriggio verrà aperto da Cristian Puglisi, e le virgolette sono che lui è siciliano, anche se ormai è danese, eccetera, eccetera, però le radici sono italiane. Poi avremo Massimo Giovannini, Giuseppe Rizzo e Lello Rabagnan. Magari lo spieghi meglio tu poi dopo, ma comunque ognuno di loro, oltre a fare una pizza, spiegherà come utilizzare il pane di scarto, i pezzi di pane di scarto, perché uno farà dei ravioli, un altro farà un dolce, insomma, robose divertenti da servire al cliente invece di qualche sciocchezzuola un po' raffazzonata, rinsecchita e così. E il terzo è Tony Nicolini, che è abruzzese, è nato in Australia, Melbourne, è tornato in Abruzzo, ma a 19 anni è tornato giù. E parla incredibilmente bene l'italiano, non ha né l'accento australiano e neanche abruzzese, è un bel ragazzo, eccetera, eccetera, lo dico per la platea femminile, e niente, ha aperto pizzeria, cioè veramente un protagonista assoluto, e ben volentieri viene. È chiaro, sono due che hanno fortissime radici italiane, però intanto vengono uno dalla Danimarca e l'altro dall'Australia, e comunque è bello perché ci si confronterà su quello che è pizza. Se calcoliamo che in Italia, io parlavo con della gente, le persone di Salerno, mi ha detto, ma noi non facciamo la pizza napoletana, ha detto, ma non siete, e no, noi siamo di Salerno, Roma ne fa un'altra, per cui pensa uno che arriva dall'Australia cosa farà. Lo vedremo, ne vedremo delle belle, vedremo anche Luca la mattina, esatto, alla pizza del koala, non dire, è meravigliosa. Ben evidente. Ben evidente, ti voglio con l'occhiale così. Po' fashion. Po' fashion. Ma come mai tutti questi con gli occhiali, pizzaioli, pasticce? Ambisce le stelle. Esatto. Beh, avresti aperto una bella parentesi, perché si parla di stelle in cucina, si parla di stelle in pizzeria, si parla di classificazione in pasticceria. Oggi è nata una guida pasticcerie, ma c'è un mondo dietro la pasticceria, tutto da ascoltare, da sentire, da analizzare.
E il pasticcere fino ad oggi è sempre stato visto come un trasformatore di prodotti. Oggi dovrebbe fare due passi indietro e diventare un produttore di prodotti. Questo è il mio modo di pensare. Io sono un giovane del settore, anche se non si direbbe. O meglio, a casa mia abbiamo 110 anni di zucchero. Dico zucchero perché io ho portato il lato pasticceria, perché siamo nati come gelateria. Da 13 anni ho inserito questo settore con tutta dignità, ma soprattutto con estrema volontà di trasmettere un messaggio positivo al mondo del dolce, che penso sia dovrebbe essere l'obiettivo di tutti i professionisti che stanno girando tra questi padiglioni, insomma. E spero, con la volontà delle aziende, con la volontà dei grandi professionisti, di arrivare a quel punto. A Identità Golose, come ho detto prima, faccio due passi indietro portando dell'innovazione. Utilizzeremo un panettone normalissimo e introducendo una tecnica che fino ad oggi non si è vista, con dei sapori e dei profumi nuovi. Non faccio i miracoli, faccio solo quello che mi piace. Ci stiamo attrezzando per i miracoli. Ci ha provato uno, poverino, l'hanno messo là a braccia aperte. Un giorno, adesso ve lo dico, il mio sogno, perché ogni tanto mi dice cosa sogni, io è che un giorno uno come te, uno così, venisse, perché voi l'avete fatto quest'anno e sono passato, il panettone senza gli uvetti e canditi. A casa mia siamo in 4-3, li tolgo, io mi metto lì e mangio tutto quello che tira fuori. Però, e qualcuno dice, ma perché non mangiate il pandoro? Ma il pandoro è diverso, no? Così. Però sarebbe bello un giorno fare una lezione dove uno parte a fare il pandoro e uno parte a fare il panettone, per far vedere che sono due impasti, perché tanta gente parla e non si accorge neanche che sono due dolci diversi. Il panettone forse, il pandoro forse è più elegante aulico, perché è quello e nessuno lo violenta. Sai Paolo, ti racconto un aneddoto, tanto per dire, c'era un panificio dietro al mio negozio, no? Dove si era ben destreggiato nel fare la ciabatta, no? A un certo punto si è rotto le scatole e gli ho chiesto, scusami, la ciabatta non la fa più. No, no, prendi il filone, tanto è lo stesso impasto, no? Cioè, è imbarazzante. Ma questo, oggi trovi... andiamo nelle pasticcerie, cosa succede? 25 tipi di brioche con lo stesso impasto. È che una la mettono così, l'altra così, e allora dicono, ma io faccio 20... No. Questo non è essere dei professionisti o aver volontà di introdurre e fare qualcosa di nuovo. Questo qua vuol dire ingannare anche il cliente, che fino ad oggi è quello che fa andare avanti la nostra attività. Quindi, grazie. No, no, ma assolutamente anche... No, ma questo insomma, perché comunque anche l'ovette così hanno un significato... È il simbolo di ricchezza all'interno del panettone, dell'abbondanza, del ringraziamento, perché comunque dietro il panettone ci sono tanti simboli. La croce sopra non nasce a caso, la croce sul lievito non nasce a caso, il simbolo chi più chi meno cristiano, comunque questo fa parte della storia, l'etica è un'altra dopo. Quindi anche il fatto di conoscere quello che facciamo penso sia importante. Assolutamente. Allora, io ringrazio i nostri ospiti, a cominciare da Eleonora Cozzella, Renato Bosco, Luca Cantarin, Paolo Marchi, che adesso riparte per i suoi tour. A proposito di pizza, vai a Napoli. Sì, perché no, c'è un bel convegno per due giorni, domani e dopo, si pongono il problema del forno a legna, no? E a Napoli sulla pizza sono stati molto statici, ha fatto la fortuna dei veneti e così. Beh, sì, perché... No, ma è sempre così, perché... Chi è primo poi sta lì e dice tanto sono primo e non ti accorgi che arriva qualcosa alle spalle, no? Spesso succede così. Però il problema, piaccia loro o non piaccia loro, è che la legna che arde può essere inquinamento. Come... Allora si comincia un anno fa a Parigi a vietare proprio i forni a legna. A Milano non puoi più accendere i camini a casa, le pizzerie sì. Però pian piano verrà fuori questo problema qua. E non è che potranno dire, le case sì, le pizzerie no e così. A un certo punto arriverà il momento che vieteranno i forni a legna, se non legna... Adesso vedono anche il forno elettrico. Sì,
sì, infatti, per cui loro discuteranno se si può fare una pizza napoletana senza forno a legno. Il problema è anche l'impatto, che se tu dici faccio la pizza nel forno a legno sei un figo della Madonna, lo fai nel forno elettrico e sei uno da sporto a 2 euro a pizza, no? Beh, ma è così, sono le suggestioni. Il pesce è sempre vivo, no? D'estate, fermo biologico ovunque, il pesce, l'ho pescato qua mio zio, è così. Perché la gente vuole sentirsi dire delle frottole, no? In testa dei miti e non li scalfisce. Però prima o poi dovevo fare i conti su questo. E a Napoli si sono resi conto, ma a parte che ho visto GSM così, tanti già fanno una pizza diversa a Napoli. Il problema è codificarla, insomma... È chiaro che quando hai una tradizione fortissima è come andare a parlare male di Sant'Antonio a Padova, insomma ci pensi un po' prima, no? Grazie mille, l'appuntamento con tutti voi è naturalmente qua, nello stand di Petra, ma Identità Golose, ci vedremo a marzo. E adesso assaggiamo la pizza di Renato. Scusa, è arrivato il momento giusto. Grazie ancora, grazie ancora.